legalità, diversità e protezione ambientale. Sono queste le principali tematiche sviluppate da alcuni studenti delle scuole superiori delle province di Arezzo, Torino, Treviso, Palermo e Benevento all'interno del progetto I laboratori della cittadinanza partecipata, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Allora, un'iniziativa realizzata con l'obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti e metodi per progettare interventi sociali e approfondire conoscenze sui diversi ambiti della cittadinanza attiva, il tutto rafforzando il ruolo determinante della scuola come luogo privilegiato insieme alla società civile per la sensibilizzazione e l'educazione delle giovani generazioni. I loro lavori sono stati poi presentati durante un convegno conclusivo svoltosi a Torino. Per la provincia di Arezzo hanno partecipato gli studenti di 3 classi accompagnati dai docenti referenti e dai volontari delle 3 associazioni che hanno realizzato i laboratori formativi: ARCI, iCare, Associazione Valdarnese di Solidarietà. La 5a dell'Istituto Severini di Cortona ha mostrato il suo lavoro dal titolo Bestia a chi, sul tema della legalità e sul mondo degli animali, mentre la 5a dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Galilei di Arezzo ha presentato il progetto Shortino su legalità e prevenzione dell'uso di alcol da parte dei minori. La 5a perito aziendale corrispondenti lingue estere dell'Istituto Tecnico Commerciale Fossombroni di Arezzo ha invece riportato i risultati del laboratorio Wash Dishes Not Money per la sensibilizzazione sul tema del riciclaggio di denaro sporco. Andiamo ad ascoltare dalla voce dei protagonisti come hanno sviluppato il tema della cittadinanza partecipata. Ci troviamo oggi a Cortona all'Istituto Professionale Severini, in particolar modo per un progetto intitolato Bestiacchi, un progetto questo finanziato dalla provincia di Arezzo. In particolar modo andiamo a intervistare la 5a, la quale si è occupata di questo progetto. Come è nato il progetto Bestiacchi? Il progetto Bestiacchi è nato quando la provincia di Arezzo ci ha proposto di essere uno dei 3 istituti che avrebbero rappresentato la provincia di Arezzo a Torino su un progetto appunto attinente alla legalità. E cioè i ragazzi, era necessario trovare una classe motivata, e dove i ragazzi avrebbero dovuto fare esperienza su un tema della legalità a loro scelta. Quindi i ragazzi si sono confrontati, hanno individuato vari argomenti, tra cui la sensibilità, quindi la legalità nei confronti degli animali. Il titolo è nato tutto come, quasi come uno scherzo, anche perché ci siamo ritrovati alcuni di noi per fare questa progettazione, e c'era uno di noi aveva portato il suo cane e quindi stavamo scherzando e abbiamo visto che si era messo accanto a lui su una panchina, e è nata tutta, insomma, per dire chi è più bestia tra il cane o questo ragazzo. E allora ci è venuto in mente: perché non dare il titolo a questo progetto Bestia Chi? Una volta individuato che nel territorio hanno loro rilevato questa mancanza di sensibilità in generale nei confronti degli animali, hanno proposto una giornata di sensibilizzazione nei confronti della popolazione, proponendo dei questionari e altre attività che poi i ragazzi stessi vi diranno. Abbiamo organizzato insieme alla LAV una manifestazione con lo scopo, l'obiettivo di sensibilizzare più possibile le persone a questo tema del maltrattamento degli animali. E noi ragazzi andavamo in giro per il paese a cercare di convincere le persone a svolgere questi questionari e quindi ad informarle sempre di più su questo tema. E c'è stata anche una mostra fotografica dove chi voleva esponeva delle foto degli animali. I ragazzi hanno cominciato a conoscere le altre 15 scuole sparse in tutto il territorio nazionale, da Pinerolo a Palermo, e a confrontare la preparazione del lavoro che poi si è realizzato nell'incontro e manifestato nell'incontro di Torino
questo novembre, il 16, 17 e 18 novembre, nel quale le 16 scuole hanno presentato i loro elaborati. Abbiamo deciso che il nostro viaggio non poteva fermarsi qui, infatti porteremo la nostra esperienza in alcune scuole elementari della nostra zona per fare delle lezioni sui tipi di illegalità che si possono compiere verso gli animali, perché comunque pensiamo sia giusto sensibilizzare i più piccoli a riguardo, perché comunque sono il futuro. Ci troviamo all'Istituto Galileo Galilei di Arezzo per scoprire i risultati del progetto Shortino sulla legalità e l'abuso dell'alcol da parte dei minori. Andiamo a sentire dalla loro viva voce come hanno vissuto questa esperienza. Abbiamo semplicemente coordinato il progetto nella fase iniziale, cioè abbiamo fatto il calendario degli interventi dell'associazione di volontariato e fatto in modo che i ragazzi aderissero stimolandoli a questo progetto. Abbiamo scelto di trattare questa problematica in quanto ci è sembrato che il problema dell'abuso dell'alcol nella provincia di Arezzo sia un problema molto sviluppato rispetto ad altri e crediamo sia stato molto importante parlarne ed approfondirlo, perché è un problema che ci riguarda molto da vicino. Abbiamo proposto un questionario a tutte le classi prime e seconde del nostro istituto, della sezione del Pionta, e abbiamo intervistato 216 ragazzi, grazie ai quali abbiamo ottenuto importanti informazioni su il rapporto che questi giovani hanno con l'alcol. L'importanza del progetto era uno degli obiettivi fondamentali, che i ragazzi acquisissero la capacità di progettare, quindi non tanto su questo progetto ma tutte le fasi di progettazione per un intervento sul sociale, per cui abbiamo cercato di aiutarli, di stimolarli in questo senso, proprio per arrivare all'obiettivo generale di progettazione. E gran parte dei ragazzi della nostra età, o comunque anche più piccoli, si parte anche dai 13 anni, sono interessati dal problema dell'alcol, in quanto abitualmente consumano, sia nell'arco della settimana, da soli o in compagnia, consumano alcol. Ci siamo informati anche sui motivi che li spingono ad assumere alcol e hanno risposto prevalentemente che per noia, per compagnia, per aderire ad un gruppo. A volte finiscono anche in coma etilico e quindi li troviamo dentro le ambulanze. Quindi diciamo che questo progetto è stato appunto per riuscire a far diminuire questi ragazzi, a farli bere in modo consapevole, non a farli smettere di bere, perché sarebbe un'ambizione troppo grossa. Il mio compito è stato solo di facilitare, poi ovviamente la tematica l'hanno scelta loro. Io ho facilitato, ho fatto in modo che che emergesse proprio come, ed è stato così, come una necessità da parte della classe. Le azioni che loro hanno deciso di fare sono 5, riguardano un concerto no alcol, un'attività di volontariato Happy Street, questo in rete con il CERT di Arezzo, un intervento in una scuola media, in una terza media, e un autoadesivo e un incontro pubblico di sensibilizzazione fatto nella sala dei grandi. Ovvero, tutte queste azioni avevano un duplice obiettivo: da una parte l'affermazione della legalità, favorire, fare in modo che la legge fosse rispettata, e dall'altra di sensibilizzare i minori, coetanei in questo caso qui, sia i danni dell'alcol da una parte, ma dall'altra fare in modo di una promozione di una cultura diversa dal bere, nel senso, detto in breve, che per stare bene non è necessario appoggiarsi a sostanze varie, alcol in questo caso. Ci troviamo davanti all'Istituto Fosso Ombroni di Arezzo per andare a parlare con i ragazzi della quinta A del PACLE che hanno sviluppato il progetto Wash Dishes Not Money. Andiamo a sentire com'è andata dalle loro vive voci. La proposta è venuta dalla provincia
progetto era finanziato dal Ministero del Lavoro per avvicinare i giovani al mondo del volontariato. Per noi sono possibilità, occasioni che quando capitano vanno sfruttate. Gli obiettivi erano quelli di sensibilizzare i ragazzi a questo problema, al problema in generale della legalità legato al fatto di essere dei cittadini più partecipi e più responsabili nella società civile. Traendo dal titolo Lava i piatti ma non i soldi, ho scritto: i tuoi cocci, quelli li lavi a casa tua, ma i tuoi soldi, quelli non li tocchi, li lavi con le mani altrui, perché i tuoi soldi sono sporchi. Sono venute delle ragazze, sempre dell'Arci, Elisa e Ilaria, che ci hanno dato dei consigli, ci hanno aiutato nella progettazione di un video, di una canzone come tema al riciclaggio del denaro sporco, e una pagina su Facebook dove abbiamo aggiunto le foto del progetto e alcuni link. Com'è nata, dottoressa, questa guida? Il progetto Le città plurali è stato finanziato con il fondo UNRRA 2008 dal Ministero dell'Interno. È un progetto molto vasto che ha per obiettivo l'integrazione dei cittadini stranieri sul territorio provinciale. Tra le azioni del progetto anche la realizzazione di questo vademecum che sostanzialmente mette insieme, raccoglie quelli che sono i servizi per i cittadini stranieri. Si va dal lavoro e formazione, quindi si parla di cosa fanno i centri per l'impiego, cosa fanno i centri territoriali permanenti che per esempio organizzano i corsi di lingua per cittadini stranieri, quindi sono molto importanti, a altri temi come l'abitare, quindi dall'accoglienza per le persone che arrivano e che magari hanno un periodo di difficoltà per trovare un'abitazione, ha invece proprio la casa, quindi come acquistare una casa, come prenderla in affitto, il discorso dei contratti. Poi abbiamo una parte sulla salute in senso ampio, quindi si va dalla descrizione di come si richiede un medico di famiglia a quali sono i servizi principali, ad esempio i consultori, ad esempio l'accesso al pronto soccorso, e i servizi sociali dei comuni, spiegando cosa fanno, quali sono le possibilità per coloro che hanno bisogno appunto di accedere a questi servizi. Una parte molto importante è anche quella dell'educazione e dell'istruzione, quindi una guida a quelli che sono tutti i vari ordini di scuola, a quale età corrispondono e appunto quali sono i criteri e le modalità di accesso. Una parte che ci sembrava molto rilevante è anche quella che attiene sia, diciamo, al tempo libero in senso lato, quindi abbiamo raccolto in questa guida gli indirizzi delle società sportive, quindi tutta una parte sullo sport e sulle biblioteche, cioè laddove c'è comunque un'offerta di supporto, un servizio culturale che è diffuso in tutti i comuni. Altra parte a cui abbiamo dedicato uno spazio è quella dell'associazionismo e del volontariato, che sicuramente è un veicolo di integrazione sul territorio, sia diciamo con le associazioni, che sono numerose nel nostro territorio, di cittadini stranieri, ma anche per avvicinare i cittadini stranieri all'associazionismo che è presente e che si declina in vari ambiti, quindi si va appunto dall'ambiente ai servizi, cioè, diciamo, all'ambito sociale, eccetera. Quindi per avvicinare i cittadini stranieri alle associazioni e al mondo del volontariato. Un'altra parte che è utile, proprio pratica, è quella della circolazione stradale, cioè il discorso della patente di guida e dei trasporti in generale, cioè come muoversi, come ci si muove nella provincia di Arezzo. Quindi la guida contiene sostanzialmente la descrizione dei servizi e cerca poi di dare a più ampio raggio possibile gli indirizzi utili per le varie sezioni, appunto, che vengono spiegate nella guida. La guida, come vedrete, è un testo in italiano, però abbiamo pensato di farne anche alcune traduzioni in lingua, in 5 o 6 lingue,
che andranno non stampate ma pubblicate sul sito web Le Città Plurali, dove sarà quindi facilmente consultabile e scaricabile in queste lingue, le principali lingue, a parte francese ed inglese, dei cittadini che risiedono nella provincia di Arezzo. La guida sarà distribuita a tutte e cinque le zone sociosanitarie, che quindi la metteranno in distribuzione nei principali servizi, sicuramente agli URP dei comuni e ad altri anche sportelli, sicuramente per quanto riguarda la parte dei servizi sociosanitari sarà disponibile negli uffici appunto dei vari comuni e sicuramente sarà disponibile nei centri per l'impiego della provincia, nei SIP, cioè negli sportelli integrati provinciali, uno ogni per provincia. Poi abbiamo anche intenzione di distribuirne alcune copie ovviamente presso le ASL, la ASL, quindi distretti sociosanitari, o comunque negli uffici, nei servizi dove sono, insomma, normalmente si recano le persone straniere, e anche alla prefettura. Assessore, allora, come è nato il progetto delle città plurali e come si è stato sviluppato? È nato dalla consapevolezza che le nostre comunità ormai davvero vivono l'idea di avere cittadini che vengono da paesi diversi dal nostro, per cui cittadini stranieri, persone, bambini, giovani, adulti che vivono quotidianamente nelle nostre comunità. Quindi era l'idea di capire, ma i nostri servizi, ma i servizi che rivolgiamo ai cittadini stranieri sono efficaci? Come vengono percepiti? E d'altra parte, come facciamo crescere l'idea di una comunità che non è in contrasto e si fa prendere dalla paura, ma davvero si lascia affascinare dall'altro come diversità, che vuol dire crescere, che vuol dire crescere nel rispetto e che parte dalla conoscenza e la reciprocità? Questo credo che sia la scommessa grande, cioè costituire davvero delle comunità vivibili per tutti, a misura di persona, al di là della tua provenienza e della tua religione. Questo credo che è stata la molla che ha fatto sì di realizzare il progetto Città Plurali. E quindi non costruire per qualcuno in particolare, ma addentrarsi su quello che è l'individualità per costruire delle reti solidali all'interno. Ma prima di tutto bisogna passare da come io percepisco ciò che mi viene offerto come servizio, come ne posso usufruire, qual è il modo giusto. Partiamo anche dal fatto che già esiste un percorso, non partiamo sempre da zero, partiamo dal momento di oggi, e se davvero vogliamo vincerla questa scommessa e non farci prendere dalla paura, dall'indifferenza, credo che questo sia il modo giusto. Città plurali, per l'appunto, dove c'è posto per ciascuno e dove troviamo degli obiettivi comuni da raggiungere come comunità, nei vari settori, settore sociale, ma anche economico, ma anche scolastico, ma anche della socialità. Una città plurale che vuol dire per tutti e per ciascuno, cioè se concepiamo davvero la diversità, e lo diciamo spesso, come valore non come paura, se concepiamo che possiamo stare insieme, dobbiamo trovare un modo nuovo anche di stare insieme, che è quello partendo da un principio vecchio del rispetto della conoscenza. Questo credo che sia il significato profondo del progetto Città Plurali, e di capire davvero fino in fondo l'efficacia dei servizi che mettiamo in piedi, andando a testare su coloro, e quindi non fare dei servizi su qualcuno ma con qualcuno. Non per qualcuno, quindi oggetto della nostra attenzione, ma il compagno di viaggio che fa queste richieste, che riceve risposte.